Oggi è il 18 aprile 2015 e per l'audio aggiornamento di locatevia.it si è scelto di venire ad ascoltare la consigliera comunale di Locate Nuova, Alessandra Dagrada, perché ci riassuma un po' il suo intervento portato all'attenzione del Consiglio Comunale il 15 aprile scorso e che ha visto purtroppo la discussione attorno alla mezzanotte, essendo stato posto al decimo punto dell'ordine del giorno. Quindi chiedo a lei direttamente se può darci qualche informazione in più o comunque per illustrare quanto è stato portato in Consiglio Comunale. Sì, buongiorno signor D'Onofrio, intanto la ringrazio per questa occasione e come sempre lei è sempre molto attento e sempre molto prezioso anche e soprattutto per noi della minoranza e dell'opposizione. E è importante che queste comunicazioni arrivino a tutti i cittadini perché mercoledì si è svolto un consiglio veramente molto carico di contenuti politici amministrativi. Abbiamo assistito al tracollo della giunta Serranò dovuto a molteplici fattori molto gravi per l'amministrazione di questo paese. Abbiamo fatto presente che c'era un problema di trasparenza, correttezza, opportunità e forse anche di conflitti politici da parte degli assessori del sindaco Serranò e per tutta risposta abbiamo ricevuto una risposta dal sindaco solo di tipo moralistico e nostalgico. La nostra posizione è stata molto chiara. L'assessore, a cominciare dall'assessore Nembri, che è dipendente della cooperativa Marta, che ha vinto un appalto di più di 100.000 euro presso il comune di Locate, e quindi abbiamo chiesto direttamente all'assessore come si poneva nei confronti di questo conflitto di interessi, perché i cittadini devono sapere che se capiterà una controversia tra comune e cooperativa, avremo il problema di un assessore che è dipendente della cooperativa. E allora la domanda è: da che parte si schiererà l'assessore? Dalla parte di chi gli paga lo stipendio o dalla parte del comune? Non finisce qua, perché anche l'assessore Prederi ha una situazione di inopportunità, non sono certo incompatibilità di legge, ma sono cose importanti perché riguardano l'etica della politica. L'assessore Prederi ha un coniuge che ha usufruito di voucher, quindi di soldi erogati dal comune, nella misura di molto superiore rispetto agli altri cittadini che sono in graduatoria e quindi si pone in una situazione di dubbio, di sospetto da parte della cittadinanza e questo non fa bene a Locate. Questo, l'ho detto in consiglio, sporca l'aria e l'aria. Dopo di risolvere una situazione grave dalla nostra parte, considerata molto grave, il sindaco non ha assolutamente preso posizione. Abbiamo un sindaco che non decide su queste questioni e ne abbiamo avuto la prova già da novembre, quando abbiamo sollevato la questione dell'assessore Donis e dell'assessore Toriani. L'assessore Donis è membro direttivo di un'associazione, anch'essa che prende soldi dal comune. L'assessore Toriani, anch'esso, aveva il coniuge che era presidente di un'associazione che anch'essa prendeva soldi dal comune. Allora noi ci siamo domandati, ma questi assessori, questa giunta, stanno trattando il comune come una cosa privata oppure hanno la consapevolezza di ricoprire delle cariche pubbliche e quindi di rappresentare 10.000 cittadini? Questo ci siamo chiesti, questo abbiamo portato in consiglio. Non ci sono state date risposte, l'unica risposta che è arrivata è stata dall'assessore Nembri, che è una risposta quantomeno ingenua, se non si vuole considerata vuota politicamente, assente amministrativamente, ma poi questo i cittadini lo potranno verificare dalla registrazione che è stata fatta proprio dall'istituzione comune. Risposte dall'assessore Nembri, dall'assessore Prederi non ne abbiamo avute, risposte dall'assessore Donis, che doveva presentare un documento che provava che lui non era membro di questa associazione, non ne sono arrivate. Allora, questa giunta deve capire che non sta prendendo in giro noi dell'opposizione, questa giunta deve capire che
non ha assunto responsabilità politiche amministrative nei confronti dei cittadini di Locate, tutti, quelli che le hanno votati e quelli che non li hanno votati. Locate non è una cosa privata ed è per questo che noi siamo pronti a chiedere che questi assessori rimettano le proprie deleghe nelle mani del sindaco. Perfetto. Perfetto. Aggiungo semplicemente una... Locate Viva proporrà la registrazione, naturalmente, di questo contributo della consigliera comunale Alessandra D'Agrada sul sito di locativa.it, e in attesa della registrazione fatta effettuare ufficialmente dall'amministrazione comunale, avendo dato in appalto a un servizio privato la ripresa, che non è la diretta del Consiglio Comunale, ma è una ripresa registrata, quindi è stato detto, è stato annunciato che verrà data resa pubblica poi in un secondo momento. Locate Viva non può permettersi di mandare la registrazione completa degli interventi in Consiglio Comunale, perché solo la parte che ha riguardato il decimo punto è durata 54 minuti, quindi per tutta la parte che ha preceduto la lettura della mozione, e che quindi è un intervento del sindaco di ben quasi 7-8 minuti, attendiamo di vedere la riproduzione integrale effettuata in maniera ufficiale dall'amministrazione comunale. Quindi Locate Viva, intanto, se qualcuno vuole controbattere, se qualcuno vuole dire la propria, a cominciare dagli assessori coinvolti in questa situazione, Locate Viva è disponibile, perché è autonoma e indipendente ed è molto interessata a quelle che sono le tematiche della partecipazione civica. E mi sembra che gli argomenti trattati anche in questa occasione riguardino proprio la partecipazione civica. Certamente, signor D'Onofrio, io nel ringraziarla approfitto dell'opportunità che lei mi dà, anche per far capire e per rendere edotti i cittadini che abbiamo assistito ad una situazione di una giunta che deve governare e che non sa neanche da che parte girarsi. Tanto è vero che l'assessore Dones sulla mozione sicurezza è stato ampiamente smentito sia politicamente che amministrativamente dal proprio gruppo, che ha votato contro una mozione proposta da noi che era stata ripresa dall'assessore Dones. L'assessore Dones si è visto partecipe a un voto contro la propria dichiarazione. Noi siamo in mano a queste persone. La risoluzione dei problemi, secondo noi, secondo il gruppo di Locate Nuova e credo anche secondo il gruppo di Cittadini per Locate, dicevo, la soluzione dei problemi è molto molto lontana. Grazie, signor D'Onofrio. Ringrazio la consigliera Alessandra D'Agrada e ci teniamo disponibili per tutto quanto ho detto precedentemente. Grazie, un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locativa.it.